vediamo che in prima linea ci sono le mogli degli ex lavoratori della Pomice che protestano e hanno occupato anche l'aula consiliare. C'è anche la signora Gallo che sta piangendo. Signora, due paroline su questo momento drammatico che state vivendo. La signora non può parlare, sentiamo lei. Io sono la moglie di Saltalamacchia Gaetano. Mio marito ha 3 mesi che non prende più mobilità. Ci prendono per il culo sempre, altri anni, che dicono sempre sì, facciamo questo, si riuniscono sempre e non fanno niente. Ora è ora che chiudono la matassa, diceva mio papà, perché le promesse ce le abbiamo tante. Ora vogliamo un posto di lavoro e basta, noi non chiediamo niente, non è che chiediamo la luna, il sole, le stelle, no, vogliamo un posto di lavoro per i nostri mariti, basta, grazie. Finché non lo vediamo scritto non ci crediamo, noi non lasceremo né il consiglio né il comune, prenderemo l'amministratore, cioè tutte le stanze del comune, ma noi da qui non ci togliamo, siamo agguerrite, una guerra aperta, siamo incivili e questo ci hanno costretto loro, perché noi per 3 anni abbiamo dimostrato che i 38 operai dell'ex della Pumpi sono dei signori fino adesso, sono stati, e invece sono stati trattati e umiliati peggio degli animali. Ora vi garantisco a nome di tutte le donne, dei figli, dei parenti, noi non ci muoviamo, è guerra aperta, vogliamo risposte, non cartacce di 3 anni, 4 anni, 5 anni fa. Sai cosa significa contratto di lavoro? Noi finiamo solo quando vediamo il contratto di lavoro sul tavolo, non ci prenderanno più in giro, siamo saturi, pieni, proprio siamo con l'adrenalina a 1000, cosa che veramente potete togliere o non togliere, con i mitra, oppure sotto casa loro o tutti i pomeriggi a mangiare a casa loro. Bartolo, chiaro, proprio chiarissimo. È chiarissimo. Signora Daniela. Io voglio dire solo una cosa, voi qua state vedendo uomini e donne. Il vero dramma non lo stanno passando gli uomini e le donne, il vero dramma sono i nostri figli a casa, loro da 3 anni patiscono le tensioni della famiglia. Io personalmente, come tanti altri, dobbiamo mandare i nostri figli a scuola, finiscono le medie, finiscono gli istituti e non sappiamo come mandarli. Abbiamo i dentisti, abbiamo le visite specialistiche, voi pensate veramente che qua stiamo lottando per che cosa? Stiamo lottando per i figli, noi stiamo lottando solo per i nostri figli, uniche, e ripeto e sottolineo, uniche vittime di questo dramma, e non li portiamo qua solamente per non farli assistere a questo schifo, perché già li subiscono a casa le conseguenze, e questi che sono seduti qua, e quelli che sono seduti alla regione, e quelli che sono seduti a Roma, hanno pure i loro figli. Io vorrei vedere a loro se uno gli può dire non ti posso mandare all'istituto, non ti posso mandare all'università. Qua non si parla del jeans firmato della maglietta, qua si parla del loro futuro, qua si parla di essere loro, loro sono il nostro domani, loro sono il nostro e il vostro futuro, il futuro di tutti. Glielo state negando, tutti glielo state negando. E aiuto non abbiamo avuto da nessuno, la Siremar si sono tutti mossi perché gli interessava a loro, però a noi aiuto nessuno, solo gli lavoratori della Pumis e le mogli, basta, aiuto non abbiamo di nessuno, però della Siremar si sono mossi tutti, all'alto e basso, giusto? Sì, cosa volevi? No, volevo aggiungere che non si amministrerà più fin quando non si risolve questo problema fattivamente, cioè proprio con concretezza. E in ogni caso, se da mercoledì quando ci chiameranno, noi saremo disposti ad andare a Roma, a Palermo, a legarci in catene, a fare la fame pure noi, che ieri mio marito è finito in ospedale, uno fra i tanti, per 4 giorni di digiuno, un consigliere non si è visto all'ospedale, loro se ne fregano perché le loro sedie sotto il culo gli stanno bene, loro il loro stipendio ce l'hanno a fine mese e non ne hanno problemi, è inutile che poi vengono con la morale, che poi giustamente le conosciamo, ma noi vi capiamo, abbiamo coscienza qui, andando a casa chiudono la porta e se ne fregano perché sono 3 anni che ci prendono in giro, forse loro non hanno capito ancora che veramente noi siamo all'estremo e che sinceramente quando uno è all'estremo fa cose inconsulte e la realtà non la comprende più, loro questo non l'hanno capito. Bene, e allora, si è anche aggiunto Tiziano Profilo. Tiziano, cosa vuoi dire? Oggi salta la riunione per il parco perché voglio dire a tutti i cittadini che il nostro parco è iniziato 3 anni fa. Nessuno di noi
Noi è da 3 anni che non lavoriamo. Allora, dato che c'è questa situazione, non lavora più nessuno a Lipari. Potete chiamare l'esercito, tutti quanti. Quando lavoriamo, o lavoriamo tutti, diritti per tutti. Se dobbiamo entrare sull'UNESCO paghiamo tutti, non posso pagare solo noi e le nostre famiglie. E allora a patto che paghiamo tutti e ce ne andiamo tutti da Lipari, UNESCO per tutti. Se no, ve lo dico da ora, agli albergatori, agli esercenti, Pasqua non viene per nessuno. Per Pasqua, che il Signore, forse abbiamo qualche risposta decisiva, ma per Pasqua non è Pasqua per nessuno, perché noi siamo agli scafi e blocchiamo il corso, noi ci mettiamo a mangiare là nel corso mentre gli altri vanno vestiti alle celebrazioni. Voglio vedere quale consigliere o il sindaco che poi vai con la fascia a avere coraggio. Noi là saremo al corso, Pasqua non esiste per nessuno, perché noi Pasqua è 3 anni che non ne abbiamo. Perché per gli scafi la fascia se l'ha messo, però no, per noi no, però per gli autori della PUM se no. Comunque, oltre al sindaco, anche la popolazione che si gira dall'altra parte e fa finta di non vedere, ci guardano in faccia, ci salutano, tutto a posto, l'indifferenza più totale. Lipari era un'isola felice, ora ci siamo omologati proprio alla società, solo Dio denaro, punto, non esiste altro. Ieri una persona, che il marito prende la pensione, mi ha detto: signora, se ne vanno a lavorare a stappare la terra, mi ha detto così, capito? Se ne vanno a stappare la terra, mi hanno detto. No, io ci trovo, il mio marito non stappa la terra, perché mio marito ha un posto di lavoro, non gliel'hanno tolto, non che se l'hanno dato la PUM e si fallimenti, gliel'hanno tolto, io lo voglio il posto di lavoro di mio marito. Bartolo, scusa, l'unica cosa da dire è che queste famiglie sono famiglie che non avevano 2 stipendi, famiglie monoreddito. Perciò è proprio basilare lo stipendio per un ex operaio della Pumex. Bene, amici, è proprio tutto, come avete potuto sentire, un vero e proprio dramma che sta colpendo in particolare 38 ex lavoratori della Pomice, le loro famiglie, ma è un dramma che riguarda tutta la comunità delle Eolie. C'è ancora la signora Daniela. Mi è venuto in mente, in questi 3 anni i nostri mariti sono stati assunti in ASU, hanno dimostrato di essere persone che dove li mettevano stavano, li hanno mandati a scippare l'erba e sono andati, li hanno mandati con le scope e con le pale e sono andati, li hanno mandati a raccogliere i ticket e sono andati a fare i parchi, a montare i palchi per noi essere, per noi fare i nostri belli spettacoli e sono andati. Sono andati nelle nostre scuole a pitturare, sono andati. Finiamola di dire che non ho voglia di lavorare. Stamattina a me una persona mi ha detto personalmente, una persona di Acqua Calda, mandamelo a me, a tuo marito, che ho tanto terreno da zappare. Questo è quello che uno si deve sentire dire, questo è quello che uno si deve sentire dire. Loro hanno dimostrato di essere umili, di essere disposti a tutto. Loro vogliono solo un lavoro, ce l'avevano, ridateglielo. Bene, proprio tutto, amici, e vi salutiamo, arrivederci.